Il fatto che gli animali possano diventare grandi amici tra di loro non è più un segreto per noi, e anche le creature a quattro zampe che a prima vista sembrano essere troppo diverse possono mostrare una straordinaria simpatia l'una per l'altra e persino diventare veri amici. In effetti, ci sono moltissimi casi di amicizie straordinarie tra animali di specie diverse e sono tanto dolci quanto incredibili. Ma prima di iniziare, però, non dimenticatevi di lasciarci un bel mi piace, eh? Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello delle notifiche per altri incredibili video. Questo cucciolo di scimmia nella provincia di Jiangxi, in Cina, ha senza dubbio dimostrato un forte istinto di sopravvivenza. Dopo essere stato separato dai suoi genitori, il piccolo ha trovato una fattoria con un gregge di capre e l'ha scelta come sua nuova casa. Ha adottato una capra in particolare come sua madre surrogata, o tata, che dir si voglia. La dolcissima capra concede gentilmente alla scimmia i privilegi di cavalcarla mentre va in giro per il bosco alla ricerca di cibo, e la notte le due dormono abbracciate nella stalla insieme alle altre capre. Le immagini di questa dolcissima amicizia arrivano da Zhongsu, un contadino e proprietario della fattoria in cui la scimmia si è intrufolata. Ovviamente erano immagini troppo tenere per non essere condivise, e quando l'uomo ha pubblicato i video e le foto su internet, questi hanno fatto il giro del mondo sciogliendo il cuore di tutti. Quando sarà più grande, il cucciolo di scimmia verrà rimesso nel suo habitat e ricongiunto con un branco di scimmie come lei, ma per il momento sembra essere felicissima con la sua nuova e strana amica. Prima di raccontarvi la seconda storia di oggi, vi facciamo una domanda. Cosa succede se presenti un Labrador di 30 kg a due tigri di ben 360 kg? Beh, stiamo per scoprirlo. Questa è la storia di un Labrador giocherellone affettuoso di nome Buddha e del suo incontro con due enormi tigri siberiane, Krishna e Paramesh. Buddha è un giovane Labrador che gli abitanti della riserva naturale Heritage Beach, Carolina del Sud, hanno salvato dal canile. Si sono innamorati subito di Buddha e hanno deciso di dargli una seconda occasione. Il cane si è abituato in fretta alla vita nella riserva e gli sono subito piaciute le due tigri che avevano lì, Krishna e Paramesh. Inizialmente era timido, ma poi è uscito dal suo guscio e ha conosciuto le tigri separatamente. Krishna era la più grande e il suo pelo era di un arancione più acceso di quello di sua sorella Paramesh. Paramesh è la più giovane ed ama giocare. Tutti pensavano che sarebbe stata la compagna di giochi perfetta per Buddha. Non ci volle molto prima che i tre iniziassero a giocare insieme. Si rincorrevano come tutti cani e gatti. Riuscite ad immaginarvi queste enormi tigri giocare e saltare come gattini? Gli zoologi restarono affascinati dal comportamento dei tre animali. Notarono che le due tigri sembravano ringiovanite di 10 anni. E come se questa inusuale amicizia e tutto questo divertimento non bastassero, i tre stavano per ricevere una sorpresa speciale. Nella Carolina del Nord nevica raramente e quando accadde, Buddha, Krishna e Paramesh erano eccitati dalla coperta di neve sul loro parco giochi privato. Iniziarono a giocare alla lotta come facevano spesso, e anche se le tigri erano decisamente più grosse, erano sempre gentili e attente con Buddha. Ma anche il piccolo Buddha ha un vantaggio sulle due amiche. Proprio quando pensano di averlo messo con le spalle al muro, lui scatta e corre via come un razzo. Se a Buddha piace correre, Krishna e Paramesh amano stargli dietro. Il trio sembra non stancarsi mai di giocare e divertirsi insieme, e gli abitanti della riserva non possono non documentare le loro monellerie. La terza ed ultima storia di oggi viene dal santuario dei primati di Mefou in Africa. Lo staff del santuario ormai conosceva bene Bobo, il più grande dei gorilla, quindi quando ha iniziato a comportarsi in modo diverso sapevano che c'era qualcosa che non andava. Avevano bisogno di capire cosa avesse tra le zampe, ma nessuno osava avvicinarsi troppo. Quando finalmente capirono, restarono tutti a bocca aperta. Era un comportamento senza dubbio inusuale per un gorilla. Quando Bobo arrivò al santuario dei primati di Mefou, fondato dall'associazione Ape Action Africa, aveva solo 2 anni ed era rimasto orfano dopo aver visto la madre essere portata via dai bracconieri. Passarono gli anni e Bobo crebbe e divenne il maschio alfa nel santuario. Sicuramente ora nessun bracconiere oserebbe avvicinarsi a lui. Un maschio di gorilla adulto può arrivare a pesare anche 160 kg, un animale piuttosto imponente, quindi. I maschi più giovani, Kibo e Nkamum, una volta hanno sfidato Bobo per la sua posizione, racconta Elissa, la custode di Bobo. Non hanno avuto successo e da quel momento non tentano più di prendere il controllo. Ma ora il comportamento di Bobo era insolito per un maschio alfa e lo staff del santuario dei primati di Mefou era preoccupato. Cosa stava facendo? Elissa aveva allevato Bobo e lo conosceva bene.
Appena notato il suo strano comportamento, sapeva che doveva controllarlo e assicurarsi che nessun altro ospite del santuario fosse in pericolo. Prima che il suo comportamento cambiasse, Bobo era solito camminare all'interno del recinto con orgoglio, ma ora si nascondeva nell'erba alta. Elissa lo guardò attentamente e dopo un po' si rese conto che Bobo non si stava nascondendo, piuttosto stava nascondendo qualcosa. Ma cosa? Lo staff del santuario dei primati di Mefou sa che le scimmie che tengono lì in passato hanno subito traumi e abusi, quindi era importante che capissero cosa stava succedendo a Bobo il più velocemente possibile. Con l'aumento del commercio illegale di animali, l'associazione Ape Action Africa aveva fondato il santuario dei primati di Mefou per salvaguardare gli esemplari della Repubblica del Camerun. Lo staff, devoto e appassionato, si è ripromesso di fare tutto il possibile per aiutare questi primati. Sono stati formati per curare gli animali con il PTSD e sono determinati a mantenere la promessa fatta. Elissa aspettò pazientemente che Bobo lasciasse un attimo la macchia erbosa in cui aveva preso l'abitudine di nascondersi e andò lei stessa ad indagare. Controllò ovunque e non trovò nulla. Tirò un sospiro di sollievo, ma non sarebbe durato. Elissa si accorse presto che ciò che Bobo nascondeva nell'erba lo portava con sé ogni volta che si spostava. Di solito Bobo era molto amichevole con il personale del santuario, ma adesso ogni volta che Elissa cercava di avvicinarsi, lui si allontanava. Quando finalmente riuscì a calmarlo, si accorse che l'animale stava tenendo qualcosa tra le zampe, era molto protettivo nei confronti del misterioso oggetto. Elissa guardò meglio. Non era un oggetto. Bobo si stava prendendo cura di un altro animale. Bobo si spaventò e tornò nell'erba. La creatura che aveva tra le zampe era troppo piccola perché Elissa potesse identificarla da lontano. Doveva trovare il modo di avvicinarsi. Il piccolo animale che Bobo accudiva sembrava soddisfatto mentre riposava nella zampa del gorilla gigante. Ciò è sembrato strano al personale, considerando che un roditore sarebbe stato in grado di scappare via. «Forse è ferito», pensò Elissa. Poi prese un binocolo e capì subito che non si trattava di un roditore. Era un altro primate, ma non era un ospite del santuario. Da dove veniva? Elissa scoprì presto che il primate che stava guardando era un galago, un animale noto anche come lemure topo e bambino dei cespugli, a causa del loro verso che sembra il pianto di un bambino. Lo staff del santuario ha concluso che il piccolo galago era entrato nel recinto dei gorilla della foresta che circonda la struttura. Il galago non aveva paura di Bobo, spiega Elissa sorridendo. Si muoveva su di lui, giocava e si faceva coccolare dal gorilla. Ma non era stato il comportamento di Bobo a lasciare tutti a bocca aperta. Avvistare un galago è molto raro, soprattutto considerando che sono animali notturni. I galaghi si spostano e cacciano al buio. Vederne uno che viene accudito e coccolato da un gorilla in pieno giorno è stata un'esperienza unica ed emozionante per lo staff del santuario dei primati di Mefou. Inoltre, continua Elissa, gli esemplari che vivono all'interno del santuario non interagiscono mai con gli animali selvaggi. Siamo rimasti davvero a bocca aperta davanti a quella strana e tenera coppia. Non ci volle molto prima che le altre scimmie del gruppo si rendessero conto di cosa si stesse occupando Bobo e i più curiosi si avvicinarono per dare un'occhiata. Bobo li teneva tutti a distanza, racconta Elissa. Si assicurava che nessuno disturbasse il suo nuovo piccolo amico. Dopo qualche giorno, Bobo, come se avesse magicamente capito di che cosa avesse bisogno il suo piccolo ospite, gli offrì la possibilità di tornare nel suo habitat naturale. Davanti agli occhi sconcertati dei presenti, Bobo sollevò il galago fino al ramo di un albero che sovrasta il recinto dei gorilla e il piccolo se ne andò. Elissa era commossa, era entusiasta di essere riuscita a riprendere tutta la scena. Il santuario ha pubblicato il video sulla loro pagina Facebook ed è diventato subito virale, raccogliendo più di 2000 commenti e oltre 1,7 milioni di visualizzazioni. Tutti sono stati toccati dalla tenera amicizia tra Bobo e il piccolo galago. Molti hanno subito sottolineato che Bobo stava mostrando una caratteristica da cui tutti noi dovremmo imparare. «Questo gorilla ha un'empatia sorprendente. La razza umana ha molto da imparare da questi animali», ha scritto un utente. «È per questo che amo i gorilla», ha commentato un altro. «Sono giganti, incredibilmente gentili ed estremamente intelligenti. Ecco perché è molto importante che questa specie in via di estinzione venga protetta. I gorilla sono molto intelligenti. Non usano gli strumenti tanto quanto gli scimpanzé, ma i gorilla selvatici sono stati visti usare bastoni per misurare la profondità dell'acqua, bambù come scale per aiutare i cuccioli a salire e addirittura recentemente sono stati visti per la prima volta usare bastoncini per mangiare le formiche senza essere punti.
Un altro segno di intelligenza sono le impressionanti capacità di comunicazione del gorilla, che è in grado di produrre circa 25 suoni diversi. Condividiamo il 98,3% del nostro DNA con i gorilla. Sono i nostri parenti più stretti dopo scimpanzé e bonobo. Purtroppo i gorilla sono tra gli animali più a rischio di estinzione al mondo. Le organizzazioni di beneficenza in Camerun sperano di cambiare la situazione, ma è una battaglia molto dura. Fondata nel 1996, Ape Action Africa è nata come un ente di beneficenza inglese chiamato CWAF o Cameroon Wildlife Aid Fund. L'obiettivo principale dell'ente di beneficenza era migliorare le condizioni di vita dei primati ospitati nello zoo Mvog, Betsy e Yaoundé in Camerun. Durante i 12 anni di attività, la CWAF ha ampliato la sua missione per fornire rifugio agli orfani selvatici come Bobo. Ora, con più di 300 primati sotto la sua cura, Ape Action Africa è uno dei più grandi progetti di conservazione del suo genere in Africa. Il video di Bobo ha contribuito ad aumentare la consapevolezza sulla difficile situazione di questi animali e sui gruppi di beneficenza che lavorano duramente ogni giorno per preservare il patrimonio naturale del Camerun per le generazioni future. Il loro lavoro è vitale, è grazie a loro che possiamo ancora dire che non tutto è perduto. È incredibilmente incoraggiante vedere come gli sforzi di così tanti gruppi diversi abbiano dato i loro frutti. Ora la sfida è garantire che questi risultati siano sostenuti a lungo nel futuro. È fantastico come da questa bizzarra combinazione di animali sia nata una profonda amicizia. Il legame che hanno creato è veramente bello e ci hanno insegnato che l'amore e l'amicizia possono sbocciare anche nelle situazioni più inusuali. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Visto che siete ancora qui, cliccate il video sullo schermo per altre storie vere simili a questa.